Adrià, per me va tutto bene, quando uno fa il successo che fai tu, a me sta bene tutto. Sta un po' meno bene quando così, insomma, ti atteggi a quello svanitello, e in questo caso saresti tu quello che dice delle cose senza senso, e Adriano Celentano, per dire delle cose senza senso, credo che sia altrettanto noto come il Celentano messaggero. E io mi ricordo gli inizi della tua carriera, tu mostravi le spalle, io sono educato, ho detto le spalle, e hai continuato per parecchio tempo a mostrare le spalle, forse per te era anche un messaggio quello, forse lo facevi perché senza tua colpa, non avendo altre qualità vocali, mentre hai due spalle abbastanza simpatiche, lasciami finire. No, dico... cioè, una domanda anatomica. Beh, no, no, beh, ma lui ha fatto, cioè, delle spalle molto, sì, molto, lo so. Molto, scusa, no, scusa se, no, no, se ho riso. Figurati. Solitamente con te non rido mai. Eh beh, perché io dico delle cose serie. Cioè. Però io quello che ti voglio chiedere è questo. Tempo fa ho letto, e credo che anche tu l'abbia letto, su una nota rivista italiana. Questa rivista, tra l'altro, diceva che sarà anche probabile una tournée teatrale tra Claudio Villa e Adriano Celentano. Ora, tu sai che io sono battagliero e sono molto coraggioso, ed è stato per me sempre una grande curiosità quella di sentirti veramente, realmente come tu canti, perché questo te lo dissi anche 10 anni fa, non sono riuscito a sapere mai se tu ci fai, ci marci, o magari tu avrai anche, io sono convinto che tu in fondo hai veramente una bella voce, ma hai visto che hai imboccato un filone che ti ha portato fortuna e hai trovato degli ammiratori, eccetera, dice a me chi mo fa tirare questa fuori, questa bella voce, e hai insistito nello stonare, come diceva appunto il maestro Trovajoli, capita a tutti e capita anche a me. No, ora, a me mi alletta sto fatto, io ci sto, perché io sono coraggioso e battagliero, so che lo sei anche tu, con molto meno clan vicino, perché io non ho il clan, io sono battagliero da solo, non è che sono battagliero con la gente intorno, quindi a me mi starebbe bene una tournée teatrale per mettere a nudo, no, le spalle naturalmente, veramente i mezzi vocali, poiché io ti reputo un collega tra i più bravi nel tuo genere. E sarebbe una cosa interessante per i tuoi e per i miei ammiratori. Che ne dici? Beh, io penso questo. A me, a parte tutte quelle cose che hai detto prima, che non ho capito una parola, penso una cosa, che ho questo difetto. Mi piace fare le gare con quelli che ritengo veramente, cioè, come minimo, all'altezza. Insomma, in sostanza... Beh, tu sei più alto, no, sei alto 1,75. No? Sì. Beh, ma questa battuta qui è meglio che la dice Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Beh, ma guarda che tu mi ispiri quei comici lì. Comunque voglio dire questo, voglio dire che in sostanza non mi è mai piaciuto correre da solo, almeno in due vorrei correre, e tu per me sì, non sei... Sì, ma tu ti devi scegliere il puro sangue, non devi correre con i gregari, se no vinci sempre. Sì, questo che hai detto, insomma, è degno del... di tutto il tuo operato che hai fatto da 25 anni a questa parte. 25, ti auguro di arrivarci anche. No, io sono del parere di non superarmi. Durare così tanto. No, di non, certo, durare così tanto. Perché? Cioè di essere, magari di durare, non 25 anni, 2 giorni, però... Di dire qualcosa giorni, di nuovo, sì, in sostanza. Cambiare posizione. Sì. Beh, quindi per quanto riguarda la tournée, sono spiacente per te, non me la sento di fare la tournée con te. E fai bene. Perché sono sicuro che... Non arriveresti molto lontano. Chi, tu? No, tu, tu. Beh, può darsi. Che non sono io a non accettare, sei tu, quindi. Sì, è vero. Beh, ma come ti ripeto, quando uno, per esempio, fa un film con Pietro Germi, sì, è difficile che poi dopo accetta di fare un film con... Certo, con, giusto. Con la regia di Claudio Villa, ma è giusto? Noi non ho fatto mai regia. Soltanto che Pietro Germi sceglie i soggetti a secondo, sceglie i visi a secondo i soggetti. Io non ho il viso adatto a fare Serafino. Sì, e anche stavolta hai la forza che quando parli non dici mai niente. Comunque, non so. Beh, se vuoi dipende da chi mi sente. Cosa, no, se vuoi chiedermi qualche altra cosa. No, io ho finito qui, non mi hai saputo rispondere come io immaginavo.